Iniziamo a vedere le diteggiature delle tredi. Le iniziamo a vedere su due corde adiacenti, cioè significa su due corde vicine. Allora, abbiamo due tipi di pattern. Il primo tipo di pattern su due corde adiacenti ha questa caratteristica. Sulla nota d'inizio, scusami, sulla corda d'inizio ha una nota e sulla corda adiacente ha due note. La seconda tipologia di pattern invece ha sulla corda d'inizio due note e sulla corda adiacente una nota. Ti ricordo che le triadi sono di quattro tipi differenti, quindi quattro tipologie di triadi sono triadi maggiori, triadi minori, triadi eccedenti e triadi diminuite. Quindi noi andremo a vedere per ogni pattern queste quattro tipologie di triadi per ogni singolo appunto pattern, singola diteggiatura. Iniziamo a vedere quindi adesso la prima tipologia, quella che ha una nota sulla corda d'inizio e due note sulla corda adiacente. Bene, vediamo le posizioni delle triadi su corde adiacenti, quindi su due corde adiacenti. Allora, innanzitutto vediamo queste triadi in Sol, quindi saranno tutte triadi di Sol, Sol maggiore, Sol quinta eccedente, Sol diminuito e Sol minore. Allora, partiamo dal Sol maggiore. Ecco, questa è la triade di Sol maggiore, quindi nota fondamentale, terza maggiore e quinta giusta. Quindi su due corde adiacenti abbiamo questo schema. Cosa significa? Significa che se io ripeto questa diteggiatura da qui, avrò sempre una triade maggiore, stavolta però di La. Se la ripeto da qui, quindi cambio corda, vado sulla quinta corda, ripeto lo stesso schema, ho sempre una triade maggiore, in questo caso, partendo da questa nota che è la fondamentale, è un Re, quindi sarà la triade maggiore di Re. Questa cosa la possiamo applicare a tutte le corde adiacenti, tranne tra la terza e la seconda corda, perché la chitarra, come tu forse saprai già, le corde della chitarra sono accordate a intervalli di quarta, tranne la terza e la seconda che sono a intervalli di terza. Quindi gli schemi che funzionano tra la sesta e la quinta corda, tra la quinta e la quarta, tra la quarta e la terza, tra la seconda e la prima, non funzionano tra la terza e la seconda corda. Tornando alla nostra triade maggiore, il nostro schema era questo, il nostro pattern, ok? Questa diteggiatura ripetuta dove volevamo ci dava una triade maggiore, ma se la facciamo dalla terza corda come posizione della nota fondamentale non funziona, dobbiamo avere questa diteggiatura. Quindi questa è una triade maggiore fatta a partire dalla terza corda, come vedi questo, in questo caso prendo un Do, Mi e Sol, quindi fondamentale, terza maggiore, quinta giusta. Invece tra la seconda e la prima corda si ripete lo schema che abbiamo visto prima. Ok, quindi questo schema funziona dappertutto, crea una triade maggiore, tranne qui, che deve usare questo tipo di diteggiatura, e torna ad essere funzionale invece tra la seconda e la prima corda. Questo te l'ho fatto vedere per darti un'idea appunto delle geometrie del manico della chitarra. Quello che mi interessa che tu arrivi, diciamo così, ad assimilare è la posizione della triade. Quindi tu sai che questa è la posizione della triade in posizione fondamentale, cioè significa con fondamentale, terza e quinta, in questo caso essendo una triade maggiore, fondamentale, terza maggiore, quinta giusta. E questa diteggiatura la puoi replicare ovunque, tranne quando sei sulla terza e seconda corda, dove per avere lo stesso tipo di triade, lo stesso tipo di tipologia di triade, dovrai avere questa diteggiatura, ok? A livello di pattern, di schema, proprio schema in questo caso chitarristico, è questo tipo di diteggiatura, quindi la fondamentale sulla terza corda, poi sullo stesso tasto, però nella seconda corda avrai la terza maggiore e poi la quinta giusta. Adesso vediamo la triade minore. La triade minore partiamo sempre dal Sol, abbiamo visto prima quella maggiore, quella minore
L'unica differenza sta nella terza, che non è più una terza maggiore, ma è una terza minore, quindi spostata indietro di un semitono. Quindi la triade minore qui ha questo tipo di pattern, di diteggiatura. Ok? Sol, Si bemolle, Re, nota fondamentale, terza minore, quinta giusta. Questo schema, questo pattern, lo replichi su tutte le corde dove vuoi, che ti darà sempre una triade minore. Quindi in questo caso lo sto replicando da qui, dalla quinta corda, ho questa è un Re, Re fa naturale La, e la triade di Re minore. Anche qui l'unica, l'eccezione l'abbiamo sempre tra la terza e la seconda corda. Tra la terza e la seconda corda questo schema, questo pattern non è più, non ha più questo tipo di formazione di diteggiatura, scusami, ma ha questo. Ok? Quindi in questo caso è un Re sulla terza corda, Re, poi ho Fa sulla seconda corda e La. Come vedi il pattern è diverso, perché qua abbiamo ovviamente le due corde, terza e la seconda corda, accordate per terza e quindi non per quarte, e abbiamo una diteggiatura ovviamente differente. Quindi qua si tratta di memorizzare il pattern, questo, che puoi trasferire su tutte le corde, tranne quando sei sulla terza corda, che devi cambiare pattern. Invece tra la seconda e la prima lo puoi ripetere tranquillamente. Ok? Quindi questo è il pattern della triade minore. Allora, la triade eccedente è questa. Praticamente è composta da nota fondamentale, terza maggiore e quinta eccedente. Questo è il pattern che noi abbiamo tra due corde adiacenti. Questo pattern, in questo caso te lo sto facendo vedere a partire dalla nota di Sol, quindi è Sol quinta eccedente, Sol nota fondamentale, Si terza maggiore, Re diesis quinta eccedente. Può essere replicato anche questo su tutte le corde, tranne come al solito tra la terza e la seconda corda. Allora, ti faccio un esempio da qui. Questo è lo stesso pattern che abbiamo visto prima, però partendo da qui, dalla quinta corda, dal Re, ho un Re quinta eccedente e ho lo stesso tipo di diteggiatura, di configurazione. Mentre se io lo faccio tra la terza e seconda corda, mi cambia il pattern e diventa così. Sono sulla terza corda al settimo tasto con la nota di Re, Re, poi vado sulla seconda, sempre al settimo tasto con il Fa diesis, e sempre sulla seconda corda, sul tasto numero 11, ho il La diesis, che è la quinta eccedente. Quindi qui, come vedi, il pattern cambia, ok? Re quinta eccedente qui è fatto così, e invece qui al nostro schema principale. Se poi torno tra la seconda e la prima corda, invece torna ad essere il pattern che abbiamo visto qui all'inizio. Triade diminuita, facciamo sempre a partire da Sol, Sol, Si bemolle, Re bemolle. Questo è il pattern tra due corde adiacenti. Il Sol è la nota fondamentale, Si bemolle è la terza minore, e Re bemolle è la quinta diminuita. Quindi questo è il pattern che posso ripetere da qualsiasi nota, se la ripeto da qua, dalla quinta corda. Stessa diteggiatura, cioè come conformazione di pattern, partendo da un Mi diminuito. Come al solito cambia il pattern tra la terza e la seconda corda. Per avere un Mi diminuito, qua lo faccio così, qua devo fare così. Ok? E invece si ripete uguale se io faccio tra la seconda e la prima corda. Quindi anche qui memorizza il pattern come viene eseguito e ovviamente la sua, diciamo così, tra virgolette, diversità che c'è tra la seconda e la seconda e terza corda.
Ora invece andiamo a vedere il secondo pattern, la seconda tipologia di diteggiatura, quella che ha due note sulla corda d'inizio e una nota sulla corda adiacente. Anche qui stessa cosa, le triadi sono sempre di quattro tipi, quindi sono quattro tipologie: triade maggiore, triade minore, triade eccedente e triade diminuita. Quindi andiamo a vedere questi pattern. Bene, vediamo sempre le triadi per corde adiacenti, però a differenza di quelle che abbiamo visto, queste hanno due note sulla corda di partenza, diciamo, e una nota sulla corda successiva, cioè quelle che abbiamo visto in precedenza. Ti faccio un esempio con la triade maggiore, era così, avevo la nota fondamentale qui, quindi una nota, e poi dopo le altre due note le avevo sulla corda successiva. Qui è il contrario, abbiamo due note sulla corda di partenza e una nota sulla corda successiva. Partiamo subito col vedere la triade maggiore, quale pattern ha, ed è questo, guarda. Parto dal Sol, quindi terzo tasto, Sol, poi sulla stessa corda, settimo tasto, che è il Si, terza maggiore, e sulla quinta corda, al quinto tasto, ho Re, che è la quinta giusta, quindi Sol, Si, Re. Questo è il pattern della triade maggiore. Se io ripeto questo pattern a partire ad esempio da qui, quindi dalla quinta corda al tasto 10, ripeto la stessa diteggiatura, ho la triade maggiore di Sol. Anche qui ovviamente è così questo pattern ovunque, tranne tra la terza e la seconda corda. Tra la terza e la seconda corda io, per avere una triade maggiore, ho questo pattern. Ti faccio vedere da qui, dal quinto tasto, che ho il Do, quindi per fare una triade maggiore devo usare questa diteggiatura. Fino qua è uguale, cambia qua. Ok? Quindi ho Do è la nota fondamentale, Mi terza maggiore, poi cambio corda sulla seconda, ho il Sol, quinta giusta, triade maggiore qui ha questa diteggiatura. Mentre se devo fare il Do maggiore qui ho la diteggiatura, quella principale, invece qua ce l'ho così. Tra seconda e prima corda torna il pattern originale. È importante capire che il cambiamento di pattern l'abbiamo solamente ed esclusivamente tra la terza e la seconda corda. Quindi questa era, diciamo così, era il pattern della triade maggiore. Vediamo adesso il pattern della triade eccedente, sempre a partire qui dal Sol, ho sempre il Si al tasto 7 e ho questo sulla quinta corda, il Re diesis, che è la quinta eccedente, quindi nota fondamentale, terza maggiore, quinta eccedente. Questo è il pattern della triade eccedente, quindi lo posso ripetere dove voglio, che ho sempre una triade eccedente. Anche qui eccezione, come al solito, ovviamente tra la terza e la seconda corda, che per avere la triade eccedente ho questo tipo di diteggiatura. Scusami, te lo faccio vedere qui a partire da terza corda, quinto tasto, la nota di Do, quindi Do quinta eccedente. Fino qua è uguale, poi seconda corda, Sol diesis al tasto 9. Quindi qua il pattern per fare la triade eccedente è questo. Ok? Quindi rivediamo, su tutte le altre corde il pattern è questo. Ok? Ma se lo faccio tra la terza e la seconda corda è così. Triade minore, vediamo il pattern. Partire sempre dalla nota di Sol sulla sesta corda. Questo è il pattern per la triade minore. Quindi Sol, Si bemolle e poi sulla quinta corda abbiamo il Re. Quindi questa configurazione di diteggiatura ci dà la triade minore. Se io ripeto da qua, vedi, ho la stessa diteggiatura di prima, parto però dalla quinta corda, in questo caso al tasto 10 ho sempre un Sol, Sol, Si bemolle, Re, nota fondamentale,
terza minore, quinta giusta, e ho sempre la mia triade minore. Questo vale ovunque, tranne come al solito tra la terza e la seconda corda. Qua ad esempio, facciamo l'esempio da qua, al dodicesimo tasto, ho il sol, terza corda, qua il pattern diventa così. Sulla terza corda è uguale, cambia sulla seconda che è qui la nota, ok? Come vedi il pattern è differente. In questo caso sto partendo dal do sulla terza corda, do minore, do, mi bemolle, sol, nota fondamentale sarebbe il do, mi bemolle la terza minore, sol, la quinta giusta. Ok? Quindi, ricapitolando, il pattern minore è questo, della triade minore. Lo ripeto ovunque, tranne qua, tra terza e seconda, che è... Ok? E poi lo ripeto anche tra la seconda e la prima corda, invece torna ad essere il pattern originale. Triade diminuita, vediamo sempre dalla nota di sol, sol, si bemolle, ok? Poi sulla corda adiacente abbiamo questo, il re bemolle. Quindi sol, nota fondamentale, si bemolle, terza minore, re bemolle, quinta diminuita. Questo è il pattern per la triade diminuita. Anche questo pattern lo puoi ripetere da dove, dal punto che vuoi, partendo dalla corda che vuoi, da sempre una triade diminuita, tranne ovviamente che tra la terza e la seconda corda. Qui il pattern diventa così, ti faccio l'esempio da qui, dal terza corda, quinto tasto, ho do, mi bemolle e sol bemolle, ok? Vedi la diteggiatura qui cambia. Qui il pattern tra terza e seconda è questo. Ok? Quindi pattern diminuito è questo ovunque, tranne che tra terza e seconda, che è così.